Ciao. Ciao, Ti amo. Ciao, Bing. Ladies, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Vittoria. Ti mando un bacione enormissimo. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentate più che potete sotto questo. E allora, oggi è domenica, quindi vado da mia mamma e i bambini, come avete visto, sono già pronti. Stiamo guardando un film nuovo, stiamo guardando Ferdinand. Ieri ho provato a farglielo vedere, ma ti gli è piaciuto. Quindi lo stiamo riguardando. Almeno cambiamo un po' che ho Cars fino qua proprio. E allora dovrebbe essere già tutto pronto. Le cose che manco sono io. I bambini sono già prontissimi. Sistemo un pochettino qua le cose che ho lasciato nel letto. E devo mettere questo nel borsone, perché adesso ci sono zanzare ovunque. E quindi porterò questo qua. E eccomi qua, mi sono fatta la piastra, anche se sembra ancora un polcino un po' bagnato. E mi sono fatta la sopracciglia, ho messo il blush e il burro cacao e ora metto questo dentro il borsone. Devo preparare il latte, l'acqua calda e poi possiamo andare. Ragazzi, ce l'ho fatta. No, aspettate, stavo abbassando il volume e non l'aria. Vi prego, ascoltatemi. Un figlio, basta e avanza. Pensateci 10.000 volte prima di fare un altro figlio. È tostissima, io mi stavo strappando i capelli, proprio letteralmente mi stavo strappando i capelli dalla rabbia, dall'ansia, mi prende tutto, perché ovviamente Mattias è piccolo e Dylan è ancora più piccolo. Tipo stavo mettendo le scarpine a Dylan. E intanto Dylan stava piangendo, non so che cosa gli era caduto, il ciuccio, tutto quanto. Io dicevo: Dylan, smetti l'amore, smetti l'amore. E Mattias pensa che lo sto sgridando. E lo sgrida anche lui, ancora di più. Già lo sto sgridando io, cioè non lo sto sgridando io, gli sto dicendo: amore, smettila, smettila. E lui: Dylan, Dylan. Oh, mi viene proprio, guardate, mi viene proprio da spararmi in testa. Devo rilassarmi un secondo. Dovevamo anche andare in piscina e mi è venuto il ciclo, quindi perfetto. E quindi non so cosa faremo, però sono andata da mia mamma, voglio rilassarmi un attimino, ci vediamo quando arrivo da lei. Ho dovuto fare un attimo una sosta qui alla Conad perché devo prendere il latte per Dylan che è finito e gli ha assorbenti per me, per il ciclo. E Matti ha rubato della cioccolata, delle caramelle, vabbè, gli ho preso un tè. Vieni qua amore, vieni qua. Che parto, vai amore, vai, vai. Poi all'inizio, ui, vai amore che non ce la faccio andare avanti. Vieni. Poi all'inizio un pianto per scendere dalla macchina. Adesso vuole anche la macchinina. Per quello che non mi piace uscire da sola. Allora, ho preso quella lì, veniva 4 euro e le caramelle. Ok, e io ho preso questi qua perché non so quanto mi durerà il ciclo e quelli lì. Andiamo Mati, vieni. Ci sono un botto di cosine qua comunque alla Conad. Ah, guarda, qua ci sono i pannolini a mutandina, quelli per la piscina. Quanti ce ne sono? Comunque gli assorbenti secondo me, a mio parere, non dovrebbero neanche costare. Ecco Mati con la sua macchinina. Alla fine ho preso. Alla fine vai, dici, ah sì, prendo una cosina e prendi 1000. Ho preso le caramelle per lui. E gli estate per lui e per Dylan. E cosa ho preso? Il latte, gli assorbenti. E poi cos'altro? Nient'altro mi sa. 26 euro! Quasi 30 euro della Conad. Succede proprio. Io, ma c'è ancora il cipollo? questo è nuovo. Sì, è uno nuovo. Ma c'è la... No, per chi non cercare. No, ma non si trova, te l'hai visto. Ah, quindi ce vediamo. Sì. In camera tua, no? Ma vai a scomare il copri. No. E nel bagno questa camera. Una. Non ti guarda. Oh, prendilo. Basta che lo prendo. Nel mio bagno. Non è di... Non è il mio bagno? Magari appoggiato, sei andata a fare la pipì, te lo sei portato di là. Dove sei tu? Mo, ti sei portato l'altro? L'altro? Non è che sei andato, sono bellissimo. Non ho detto.
Io la faccio da culo, non ce l'ha detto. E tu? Pensavi di rompere. Oh, ma quello è mio? Cioè, tu lo lasci così? Guarda. Vado dal romano così, io lo piglio da gnagnagna, che sei qui. Ma dove vieni allora, te, mamma? Allora, che no. Cosa compriamo come regalo? Andiamo dai cinesi? Sì. Sono usato un volo. Ho detto per regalo bimbi del compleanno. Lo conosci? Chi è scorreggiato? Hola Madison, Dylan, buonasera. Siamo stati invitati al compleanno di questo bimbo che si chiama Mattia, con due T e senza H. E quindi allora stiamo andando. Tanto oggi non abbiamo niente da fare qui. Per fortuna avevo portato il costumino Mati. Ho detto vabbè, se dovessimo andare tipo alla fontana che siamo andati l'altro giorno, ho detto glielo porto. E dobbiamo andare in piscina. E però io ho il ciclo, quindi non entro. E tanto ci va mia sorella Kiki, Cristian, il fidanzato di mia sorella, forse entra anche la Yusi. La medica no, perché ha avuto la febbre, quindi io con mia sorella e i bimbi più piccolini di là nella medica rimaniamo fuori. Forse dico la Yusi entra. Niente, non penso di scaldarmi nulla, ho preso portellino, zaino e adesso prendo Dylan che sta gattonando e Matti prende. Andiamo. In macchina, qua c'è la Cricchi, qua c'è Dylan, lì c'è Matti e dietro, nella macchina dietro di noi c'è mia sorella Christian e le due pupe. E stiamo andando prima dai cinesi e poi dopo andiamo al compleanno, che tra l'altro non so neanche dov'è. Arrivati vicino al compleanno, anche se siamo un po' lontani perché il parcheggio non si trova. Ma dove è finito la macchina? È là in fondo, in fondo. Eh sì, perché non c'è la parcheggio. Io mi sono fermata qui perché non c'è la parcheggio. Ma là ma davvero, devo essere sputta, ma là c'è cioè, non c'è la parcheggio. Comunque, cosa stavo dicendo prima di essere interrotta? Che comunque siamo arrivati, anche se molto in ritardo. E stiamo, aspetta amore, e stiamo aspettando gli spicci per il parcheggio. Attento, siamo venuti a mangiare post festa di compleanno. E là dove c'è quella bimba che salta ci sono Mati e la Sele che giocano. Adesso sto prendendo un biberon, quella quasi finita. E mangeremo qua. Allora, senza la sessione,
Quello verde è magico. Lontanissimo, il triplissimo di lontanissimo. Sono venuta con Dylan e mia mamma e Mattias è rimasto di là con mia sorella e la Selena e adesso andiamo a prenderli. Ok, è un po' buio che sto partendo proprio adesso per andare verso casa. È stata una giornata molto carina, tranquilla, dai, perché alla fine siamo andati in piscina ma io non mi sono fatto il bagno perché ho il ciclo. E dopo Mati, come avete visto, ha giocato un sacco con lo zio Cricco e basta, poi aspettate che non mi vedete, ok, poi abbiamo mangiato sempre lì, ma cioè vi giuro, vi sconsiglio vivamente di andare a mangiare lì, ci hanno portato il cibo dopo 2 ore, vi giuro, 2 ore siamo stati lì, ma non diciamo 2 ore, 2 ore, sono passate 2 ore. E di solito dai, ti portano prima il bere così almeno ti fanno stare buono col bere. Neanche quello. Ci hanno portato, tra l'altro, dopo 2 ore il mangiare e dopo un botto che gliel'abbiamo chiesto noi, ci hanno portato le bibite. Poi era tutto freddo, congelato. No, vi giuro, non dovete andare a mangiare lì. Però sì, adesso vado a casa, fate la doccia ai bambini. Mati, non aprire, ti ho detto, amore, ti chiamo Papu. E niente, dai, adesso parto, vado verso casa, se qua se ne ha finito di lavorare. Andiamo, Cino. E così, dai, quindi... tra pochino finisco il vlog. Allora, non so se si vede. Eccolo, sta salendo Seba con Dylan. Siamo arrivati a casa. Qua invece c'è Matti che si è addormentato anche lui. Qua ci sono delle brioche che mi ha dato mio padre. E cioè, in realtà mia mamma. Le ha fatte mio padre al lavoro. E la metto di portarne un po'. Lì ci sono i panni sporchi. Qua ci sono le mie scarpe. Ragazze, è successa una cosa wow. Sono riuscita a imparare a guidare con le ciabatte. D'estate è proprio un casino guidare con le scarpe perché è un caldo della madonna. Poi c'è il mio borsellino e dietro c'è il latte che devo prendere, la macchina di Mati e poi in teoria lo zaino e basta.